italiano di ogni tempo. Il suo impegno, la sua ricerca di espressioni nuove attraverso la cinematografia che lo ha visto e che lo vede tra i più affermati registi del mondo, abbiamo un ospite d'onore che si chiama Michelangelo Antonioni! Si è cercato di stare alle spalle di Antonioni, di cogliere da qualche gesto, da qualche sguardo, da qualche tono di voce, da qualche scatto, il lavoro intimo di un autore. Il risultato che si è ottenuto non è il ritratto di un artista, è un contributo, uno stimolo alla conoscenza. Motore! Fermi! Ciao! 2:29 a prima. Per me il cinema non è sempre spettacolo. Non c'è nessuno che possa sostenere che il cinema è soltanto ed esclusivamente spettacolo. Il cinema può essere narrativa, perché no? Chi lo impedisce? E allora, così come è permesso ad uno scrittore di dilungarsi in certi tratti per analizzare meglio la psicologia di determinati personaggi, e così io penso che nel cinema si possa fare altrettanto. Io sono contrario, sento veramente la stanchezza di determinati meccanismi ai quali ricorre il film convenzionale, con la maggior parte dei film così commerciali, ecco. Mi sembra che questo meccanismo sia falso. Io ritengo che la realtà abbia una cadenza diversa, in certi momenti è la vita, ha una cadenza diversa, in certi momenti è precipitosa, in certi momenti è stagnante, e allora perché noi dobbiamo evitare i momenti stagnanti per occuparci soltanto di quelli precipitosi, di quelli rapidi? Se un film deve tener conto di quella che è la realtà nostra, quella che noi, nella quale noi viviamo, deve tener conto anche del ritmo di questa realtà, altrimenti si esce dal vero e si fanno delle cose artefatte, false. Tu rappresenti il passaggio attraverso tre momenti: il momento del neorealismo, il momento degli anni 50 e il momento successivo all'inizio degli anni 60, che tuttora in qualche modo viviamo. Ecco, su questo inizio, il tuo incontro col cinema e l'approdo di questo incontro nel documentario Gente del Po. Tu giravi da una parte del Po, Visconti girava dall'altra parte del Po, Ossessione. Nasceva in qualche modo la premessa del neorealismo. Nessuno nel documentario si era occupato di gente umile, povera gente, sotto il fascismo era assolutamente proibito, quindi questo sguardo sui navigatori del Po e soprattutto sugli abitanti di questi villaggi che stavano alle foci del Po e che venivano inondati continuamente dalle alte maree, dalle tempeste, eccetera, era una materia proibita dal fascismo, e quindi il fatto che io l'avessi affrontata era già di per sé abbastanza importante e proprio preludeva è quello che fu poi tutto il movimento neorealista italiano. Ripeto, non voglio essere presuntuoso, ma era talmente evidente per chi era dall'altra parte che l'interesse dell'obiettivo andava spostato su un determinato mondo e su determinati problemi sociali, che quindi non è che io abbia scoperto nulla, veniva proprio, era nell'aria questo discorso, ecco. Poi Roma, il centro sperimentale di cinematografia, l'incontro con gente nuova, con un'altra città. Altre immagini negli occhi, un altro mondo da scoprire, in un modo non convenzionale.
un soggetto umile, gli spazzini municipali, e Antonioni nel primo dopoguerra realizza un breve documentario che ancora sbalordisce per il suo silenzioso ritmo. N.U. vince il Nastro d'Argento, il suo primo premio. Antonioni è pronto per il film. È stato in Francia a vedere girare Carnet, ha fatto lo sceneggiatore, ha scritto di cinema come critico, ha messo l'occhio alla macchina da presa. Ha in testa un soggetto e nasce Cronaca di un amore, avventurosamente. Cronaca di un amore non ha vita facile. Il suo linguaggio è nuovo, non abituale. E poi la società che lo distribuisce fallisce. Ma intanto almeno una cosa tutti sanno e capiscono subito, che è stata scoperta, inventata, un'attrice, un volto, qualcosa che rimarrà come un segno preciso di questi anni. Lucia Bosè. Avevi scoperto che il privato è politico con 20 anni d'anticipo. Antonioni e la censura è credo un altro triste capitolo della tua attività cinematografica. Il primo processo che io l'abbiamo fatto per me. Proprio in quegli anni ci imbattiamo nel primo clamoroso episodio del tuo scontro con la censura, I Vinti. Questo film, come si colloca questo tuo scontro violento, immediato con la censura? Fui costretto a fare quel film lì perché dopo la Cronaca di un amore mi furono offerti una quantità di film, devo dire, ma erano tipo Dozzine di rose scarlatte, erano un po' i telefoni bianchi trasportati nella borghesia come la vedevo io. E la cosa mi interessava poco e quindi ho dovuto rifiutarli. Allora a un certo momento è nata un po' quella storia lì, ambientata in 3 paesi, e in Italia quello era quello del neofascismo era un motivo che mi interessava molto, anche perché avevo trovato una storia che mi piaceva, così, la storia di un ragazzo che si suicidava per far vedere che era stato ucciso dai suoi nemici politici. Era una cosa che in un certo senso aveva degli interessi, aveva per me un interesse molto forte, ma la censura mi impedì di farlo e quindi ripiegai su quell'altro giovane che contrabbandava sigarette. Io non so mica guardare molto bene in quelle che erano le mie disposizioni nei confronti del cinema di allora, perché quello che a me interessa è l'uomo. A me interessano certe storie, siccome le storie avvengono in un determinato contesto, è chiaro che questo contesto a un certo momento prende uno spicco anche figurativo così importante che il rapporto fra individuo e ambiente nel quale l'individuo si muove viene analizzato, direi, quasi per forza di cose. Io penso che Le Amiche sia uno tra i più bei film di Antonioni. In quanto alla recitazione degli attori, non so, ma credo che noi tutti allora abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi. Le Amiche, un film di donne che parlano, di donne sole che si tormentano e di un regista che cerca un linguaggio, uno stile. Lo stile di Antonioni nasce compiutamente con Il Grido. È il suo film. Lo rivela all'estero come rappresentante tra i migliori della nostra cinematografia, come un autore che ha qualcosa di nuovo da dire e sa dirlo. Il Grido è il soggetto che Antonioni porta dentro di sé da anni e che tutti gli rifiutano. Nel paesaggio che gli era caro, nelle nebbie del Po, egli ambienta, durante mesi di durissima lavorazione, una storia apparentemente non significante. L'itinerario di un uomo e di una bambina alla ricerca di una stabilità sentimentale. È un film che mi sembra sulla stessa linea dei miei precedenti, in quanto che cerco di indagare quello che è l'animo dei personaggi, siano essi borghesi, come era nel caso delle Amiche, oppure del gente del popolo, come è in questo caso. Ma l'ordine, diciamo, di indagine mi sembra lo stesso. Si dice generalmente che un buon film si può raccontare in poche parole. Se questo è vero, Il Grido è certamente un pessimo film, perché io non riuscirei a raccontarlo in 3 parole. Tutto quello che posso dire è che è la storia di un uomo che non riesce a dimenticare una donna. Che differenza c'è tra un essere umano che fa un mestiere e un essere umano che ne fa un altro? Tra un essere umano che ha dei soldi e uno che non ne ha? Io credo che, anzi, i problemi sentimentali e psicologici a livello
della classe operaia siano proprio complicati dalla mancanza di mezzi, perché in fondo se un uomo che non ha problemi economici può disporre di se stesso e del proprio tempo per occuparsi di determinate cose, per risolvere certi problemi di natura sentimentale con un incontro, con, non lo so, raggiungendo una persona che non gli è vicina, eccetera, un operaio questo non lo può fare, quindi il meccanismo della sua vita proprio lo costringe a rinunciare a certi gesti, a certi atti che lui vorrebbe fare e non può. Ma i problemi sono gli stessi, i sentimenti sono gli stessi, la spinta, anzi diventa forse la spinta, voglio dire la carica sentimentale, passionale in un operaio forse diventa ancora più forte proprio per queste limitazioni pratiche nelle quali lui si trova incastrato. Dorian Gray, levigata attrice di rivista, trasformata da Antonioni, aveva bisogno di una voce. Il regista trovò una voce e incontrò una donna, Monica Vitti. E perché la scelta della Vitti? La scelta della Vitti, quello è un problema, non lo so nemmeno io, perché è stata casuale. Ci siamo trovati, cioè il mio aiuto, un certo ragazzo allora, molto intelligente, molto bravo, si chiamava Gigi Vanzi, me la indicò perché lei faceva il teatro delle cose da ridere, Fedò con sì, Gianrico Tedeschi. Con Tedeschi, con Bonucci, con la Valeri, eccetera. E allora andai a vedere e la presi per doppiare il ruolo di Dorian Gray nel Grido. E così abbiamo cominciato a diventare amici e poi le cose si sono evolute. È nato quella relazione che è nata e poi i film che sono nati. Aspetta Michele, sballonzola. Vulcano. Città di Scabbiano. Una tromba d'aria paventosa che sta per travolgerci tutti. E io qui la paura che tutti dicono, cosa si fa? Cioè qui tra di noi c'è uno che è una specie di mago che sa la parola che gliel'hanno detta a Natale in chiesa. Come la parola? Sì. Io ci credo subito. Vado da lui, per favore dica la parola. Come la parola? Bisogna tagliare questa perché se viene avanti siamo rovinati. Mentre io tremavo e questo si è messo in cima a uno scoglio a fare dei segni, a mettere una gamba sopra così, a fare la croce verso la tromba marina, lui stava da un'altra parte che girava tranquillamente la tromba. Appena l'uomo ha fatto la croce, guarda caso, la tromba è sparita. No, ti giuro, la tromba è sparita. Michelangelo continuava così, ha cominciato a insultare tutti. Voleva licenziare l'uomo. Sì, voleva licenziare l'uomo. Voleva andare via. Ma come? Io dovevo girare la tromba. Qui ci portava via. Ma non importa. Bisognava continuare così. Ecco, quel signore lì stava sempre sotto all'isola a vedere se cambiava di mare, se era pericoloso. E l'imbarco era incredibile perché tutte le volte che il mare peggiorava ci avvisavano presto, 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 sbrigate che bisogna correre via dall'isola e arrivare a Palermo il più breve tempo possibile. Sì, siamo rimasti, come no? Siamo rimasti una notte, un giorno, cioè senza neanche mangiare, niente, perché il cestino è rimasto su una barca grossa che non è potuta venire a portarci da mangiare perché il mare era troppo grosso e non ci si poteva avvicinare all'isola. Abbiamo visto andare via la barca con tutti i cestini e con gli occhi lustri. Siamo rimasti lì una notte sotto questa specie di capanna, rimasti lì per terra, seduti così, con un freddo, un vento, un mare, guarda. Sai che non veniva un giornalista, un fotografo, nessuno è mai venuto, nessuno. Con Michelangelo è un lavoro abbastanza difficile perché c'è una certa esigenza, difficile e divertente, a volte, spesso. Perché giochiamo, facciamo dei giochi, litighiamo molto. Sì, perché anch'io sono testardo. Ad esempio lui è capace di fare una gara con me, 5 piani, lui, io in ascensore e lui di corsa a piedi le scale. Arriva prima lui, lo trovo già seduto in casa. Ah, guarda, questo è fortissimo, questo è fortissimo. Il gioco delle carte lo batto bene perché è un bambino.
L'avventura è il dramma di un'aridità sentimentale, due personaggi che cercano una soluzione alla propria vita e non sanno trovarla. Il film era severo, senza concessioni. Questo brano inedito non fu inserito nella copia definitiva, un rapido intermezzo leggermente grottesco. Durante il loro peregrinare in Sicilia, i due protagonisti dell'avventura si imbattono in un singolare personaggio deambulante che li invita ad uno strano gioco, il gioco del ciabattino. Il gioco, un elemento sempre presente nei film di Antonioni. Adesso comincia il gioco, il calzolato. Bravo, eh? Adesso facciamo il gioco del calzolato. Il mezzo. Le scarpe, le scarpe. Mi dà la scarpa, per favore. Una. Questa la tengo, lei, così. Anche l'altra. Ecco, e questa? La piglia lei, così. Con questa mano. Ecco, la lontano. Ecco, così, bravo. Adesso io lavoro e voi altri, quando io faccio così mi deve pigliare la mano. La proiezione dell'avventura a Cannes è stata drammatica. Avevamo tutti creduto in questo film e andava nel vuoto, andava in questa gente che rideva in questa sala mondana. L'indomani accade una cosa imprevedibile. Scendendo dalla nostra camera, nella hall dell'albergo c'era una lista lunghissima di nomi importanti, i registi italiani e i registi stranieri, giornalisti, critici, scrittori, persone che avevano visto il film. E questa lunga lista era preceduta da alcune parole. Ieri sera noi abbiamo visto il più bel film che abbiamo mai visto ad un festival. La notte è un film che io preparavo già da un anno ed è la storia di una festa. Una festa che incomincia in una casa borghese, così quasi per caso, e alla quale partecipano molte persone, ma soprattutto due coniugi che sono un po' il perno della storia stessa. E durante questa festa le cose in un certo senso degenerano. Viceversa, col sorgere dell'alba tutto si placa. In questi due coniugi che sono i protagonisti del film qualche cosa invece è successo, e soprattutto si sono visti l'un l'altro con occhio diverso e se stessi con un occhio diverso, e hanno scoperto che in fondo ci vuole molto poco per crollare, per cedere, e in fondo bisogna un po' conservare quelli che sono i nostri sentimenti con molta cura, con grandi cautele, perché i sentimenti che un uomo e una donna riescono ad avere tra loro sono le cose a cui bisogna veramente aggrapparsi per salvarsi nel mondo di oggi. A Michelangelo Antonioni per la migliore regia per il film La Notte. Io credo di poter dire di avere sempre fatto gli stessi film, cioè di non essere cambiato dal 1950, anno in cui io feci Cronaca di un amore, fino a oggi, fino alla notte. Io ho sempre cercato di seguire una certa linea, di lavorare non pensando al pubblico. Non perché disprezzi il pubblico, non sono né un intellettuale, come forse taluni credono, né uno che lavora chiuso in una torre d'avorio, ma perché penso che i film vadano fatti non per il pubblico e non vadano fatti per guadagnare del denaro e non vadano fatti per raggiungere la popolarità. I film vanno fatti, secondo me, per essere più belli possibile, e questo mi sembra che sia il modo migliore di lavorare e di essere sinceri nel cinema. Lo conoscevi? Com'è? Va bene questa, va bene. L'Eclisse, ti posso dire che è un film che io ho girato con un grande entusiasmo, ho girato con molta facilità anche, e questo un po' mi fa paura, perché forse avrei dovuto riflettere un po' di più su quello che facevo e non accettare subito la prima soluzione, la più spontanea che mi veniva, ai problemi che mi si ponevano durante la ripresa.
Però può anche darsi che questo sia un bene, può darsi che io sia riuscito ad essere sincero al massimo in questo modo. Ad ogni modo, per essere brevi, per rispondere alla tua domanda, posso cercare di riassumere un po' quella che è la storia del film, cioè è la storia di una ragazza che in seguito ad una delusione amorosa si incontra con un altro giovane ed è restia a lasciarsi andare, a incominciare un altro rapporto, un'altra relazione, al punto tale che dopo una serie di incontri e di fatti, parlo di fatti interni, perché nelle mie storie, come tu ben sai, c'è sempre uno svolgimento più interno che esterno, dopo una serie di questi fatti interiori finisce per lasciar cadere, in un certo senso, la relazione stessa. Questo film concluda tutta questa analisi dei sentimenti che io ho cercato di svolgere a partire ancora dalle amiche. E che cosa stai preparando? Sto preparando un altro film che credo che girerò in settembre e di cui io conosco soltanto la materia, non so ancora bene la storia, perché ho bisogno di finire prima questo qui, liberarmi di questa materia qui prima di affrontarne un'altra. Ma quello che so è che sarà un film a colori. Si gira a 15-20 gradi sotto zero dal mattino all'una, le due di notte. Antonioni non è nuovo a queste imprese, ma questa volta ha battuto tutti i suoi precedenti records. La troupe ormai si muove da ottobre su questo deserto vitreo, mineralizzato, dove sembra scomparsa, recintata da canali e acquitrini diventati ghiaccio, ogni forma di vita. Ogni film di Antonioni rivela un volto inedito. Senti, sino ad oggi mi pare che non si sia parlato molto del tuo film per ciò che riguarda la trama, i personaggi, ciò che tu vuoi fare rispetto ai film precedenti. Sì, perché parlare di queste cose sarebbe un po' come mettersi al di fuori di se stessi e giudicarsi e giudicare nello stesso tempo i propri film, che è molto difficile. Cioè, per me è difficile oggi dire rispetto agli altri miei film che cosa questo rappresenta. È una storia che mi è venuta in mente vedendo questi luoghi, vedendo questo paesaggio e trovandomi in mezzo ad una situazione, ad una realtà assolutamente diversa da quella nella quale siamo abituati a vivere a Roma. Ossia, questa è una zona dove c'è stato un forte sviluppo industriale, c'è veramente un paesaggio che sta scomparendo e viene sostituito da un altro. Tutte le pinete che erano la prerogativa naturale di questi luoghi stanno morendo, soffocate proprio dagli espurghi delle fabbriche, dai prodotti chimici che vengono, che arrivano fino alle acque dei canali, della palude, perfino dal fumo che viene fuori dalle ciminiere e che talvolta, quando c'è il sole, lo copre completamente. Ecco, quindi, rifacendomi ad altri tuoi film, anche questa finisce con l'essere una città simbolo, cioè tu hai scelto Ravenna per delle particolari ragioni. Sì. Cioè, non poteva essere un'altra città, cioè tu hai visto in Ravenna una città che rappresentava una certa condizione umana del mondo di oggi. Certo, rappresenta un po', come posso dire, il cambiamento proprio tecnico della nostra vita, il progresso che poco a poco condiziona le nostre esistenze, la nostra psicologia, la nostra morale e i nostri sentimenti. Ecco, ma per quale ragione tu hai voluto girare a colori per la prima volta? Ho voluto girare a colori perché prima di tutto ci sono delle ragioni anche, diciamo così, spicciole, cioè uno dei personaggi di questo film, la donna in particolare, è una nevrotica e che ha quasi una psicopatica, devo dire, che ha certe, che vede anche nei momenti di crisi i colori in un certo modo, diverso da come siamo abituati a vederli noi. Io poco fa ho visto proprio che tu facevi dipingere addirittura, cioè in un certo senso hai un po' modificato questa natura, cioè hai aggiunto dei colori al tuo film.
mi sembra che sino ad oggi questo non sia mai stato fatto. Cioè. Perché il bianco e nero, già per conto suo, è un mezzo che trasfigura la realtà. Quando i colori vengono eliminati, come fa il bianco e nero, e vengono tirati fuori certi rapporti tra chiari e scuri, tra certe sfumature, certi toni, è già un modo questo per, proprio dico, di per sé lo trasfigura e porta questa realtà su di un altro piano, che è il piano appunto nel quale si svolge il film, cioè diventa la realtà del film. Il colore invece non fa che rappresentare naturalisticamente una realtà, cioè è più vero del bianco e nero. Ecco quindi che se io voglio utilizzare un paesaggio o un interno in funzione narrativa, in funzione psicologica, io ho bisogno di mettere in quel paesaggio e in quell'interno i colori che servono a quel momento psicologico, ad esprimere un determinato stato d'animo, a dare una determinata suggestione. E di qui il bisogno che ho sentito, ed è un fatto che mi è venuto proprio incominciando a girare il film, non era previsto prima, di intervenire, di violentare, diciamo così, questa realtà per cercare di adattarla proprio ai fini della mia storia. Difatti si tratta di baracche, di pescatori lasciate, non di pescatori, di gente che ama la pesca e che una volta andava lì a pescare, ormai abbandonate perché i pesci sanno di petrolio, perché non c'è più, sono morti, perché i canali sono pieni di rifiuti delle fabbriche, di schiume e di acidi. Quindi per dare questo senso io ho creduto opportuno tingere tutto quello che c'era intorno a me secondo con un certo colore. Leone d'oro per il film più sorprendente della mostra, per la straordinaria solidità della rappresentazione ambientale e del suo conflitto con una sensibilità umana, e in riconoscimento di tutta l'opera dello stesso regista al film italiano Deserto Rosso di Michelangelo. Michelangelo Antonioni è presente, ha conquistato finalmente il Leone d'Oro. Per Michelangelo Antonioni questa è una delle giornate più importanti della sua carriera. Come sempre avviene di prammatica in tutte le mostre, il pubblico accoglie con applausi e dissensi il verdetto della giuria. Si tratta soltanto di valutare la mole degli applausi e quella dei dissensi. A voi telespettatori il giudizio. Antonioni, non le devo fare nessuna domanda in particolare, devo soltanto dire questo, che ogni suo film per lei è stata una battaglia, non solo per lei ma anche proprio dal punto di vista della produzione, perché non arriva mai in fondo. Questa volta ha avuto il massimo riconoscimento. Quali sono le sue impressioni di questo attimo importante per lei come uomo e come regista? Ma mi pare proprio che non ci sia nient'altro da dire se non che sono molto contento. Vorrei però aggiungere una cosa, che in questa battaglia che io, come dice giustamente Bersani, ho sostenuto in tutti questi anni per gli ultimi miei film, io ho avuto vicino a me una persona che ha collaborato con me con molto coraggio e con molto valore. Vorrei ringraziarla qui pubblicamente, si tratta di Monica Vitti. Lei qui si sente a disagio, insomma, è intimidita e quindi non deve lasciarsi andare, non si abbandona per la cultura. Venga, ben intesa, ben intesa, eh? Ecco, questa donna, guarda, lei ci faccia la pagina. Via. Adesso venga avanti. Piano, piano, piano. Guardi il telefono. Come se fosse un oggetto strano. Non
jury, long métrage. Grand prix international du Festival de Cannes 1967. À Blow Up de monsieur Michelangelo Antonioni. Cosa posso dire? La storia di della giornata di un fotografo e dell'esperienza che questo fotografo fa durante questa giornata. Dico esperienza per dire che proprio attraverso le fotografie scopre quello che lui non aveva visto. Ecco perché parlo di esperienza ed ecco perché è abbastanza importante. Cioè questo fatto è tale da metterlo in crisi alla fine del film. E tale da rendere questa esperienza positiva tutto sommato. Cioè io considero questo film come un film ottimista. È stato certamente facile per lui entrare così velocemente e così acutamente nel mondo inglese, al punto che gli inglesi che hanno visto il film e gli americani che lo stanno vedendo in questi giorni considerano uno dei più bei film inglesi che mai siano stati fatti nella storia del cinema inglese. Hai detto che gli altri film li hai fatti con lo stomaco e questo con la testa. Che cosa vuol dire esattamente? Vuol dire... Non è una battuta. No. No, è la verità. Vuol dire che ho fatto questo film molto più distaccato, cioè cercando di ragionare su quello che stavo facendo. Invece gli altri film io li ho girati proprio, è vero, più con lo stomaco che altro. Non, molto spesso andavo a girare e non sapevo nemmeno che cosa dovevo girare, proprio perché mi piaceva essere in uno stato quasi di disponibilità. Sì, nei confronti del film. Essere completamente disponibile, insomma. Sì, è la prima idea, credo che per me almeno sia sempre la migliore. Pare che tu sei riuscito ad andare piuttosto avanti, soprattutto per ciò che è lo sfruttamento del problema del colore. Beh, sto cercando di fare dei tentativi per risolvere, non per risolvere il problema, perché credo che non c'è soluzione a questo problema, ossia ciascuno lo risolve a modo suo. Io faccio le mie esperienze, anche quella in questo film è un'esperienza molto diversa da quella che ho fatto nel Deserto Rosso, perché qui ho usato il colore in modo apparentemente più realistico. Sono intervenuto di più nella realtà proprio perché dovevo dare un quadro di questa realtà molto più vero che non nel Deserto Rosso, dove la realtà era vista attraverso gli occhi di una nevrotica. Qui invece era il problema era diverso, quindi per dare una certa immagine, una certa rappresentazione di questa realtà, io dovevo fare eliminare certi colori, aggiungerne altri, fare in modo che tutto fosse, avesse una sua unità, e per fare questo ho dovuto intervenire molto di più che nel Deserto Rosso. E quando dico intervenire dico proprio dipingere le cose, gli alberi, le strade, le case. Ho costruito delle case. Quindi trasformando la realtà proprio. Trasformando Londra in un certo senso, cioè quella parte di Londra che io ho localizzato. Per farla diventare più Londra di Londra. Presidente Kennedy aveva in animo di affidarti una specie di film, diciamo il primo film fatto sul cosmo, a soggetto. Di questo progetto che ne è? Dopo la morte del presidente non se ne è parlato più. Sì, infatti io avevo proposto a un amico mio, che era anche amico molto di Kennedy, di girare un film su questi astronauti che stanno per andare sulla Luna, incominciare proprio dalle primi preparativi. E lui aveva accolto questa proposta con molto entusiasmo e mi aveva invitato ad andare alla Casa Bianca per parlare di questo film. Ma questa America dei grattacieli, questa che è anche un pochino l'America convenzionale, forse, vista così come una cartolina, che interesse ti suscita? Io vorrei fare un film qui, perché mi piace, ho capito che uscire dal proprio ambiente per andare a girare in altri paesi è una cosa che aiuta a capire il mondo. Io credo in fondo che un contadino russo o un torero non sia molto più lontano da me di quanto non lo è un mafioso siciliano, anzi questo forse lo è di più. Sarebbe un film molto violento, credo, un film molto, molto tragico. Zabriskie Point,
Vi parla Ruggero Orlando da una località che è vicina al più alto monte dell'emisfero occidentale e alla più grande depressione dell'emisfero occidentale. Lì in quella vallata si è a 90 metri sotto il livello del mare. Siamo qui e questo nome attribuito a un pioniere scopritore di questa regione sarà molto probabilmente, non si è mai sicuri in questo proposito, il titolo dell'ultimo film di Michelangelo Antonioni. È un film che per circa un terzo si svolge in ambienti cittadini americani, è il primo film americano di Antonioni, ma per due terzi si svolge in regioni desertiche come questa, la cosiddetta Vallata della Morte. È vero che è stata centro di emigrazioni e di drammi di antichi pionieri che spinsero oltre la vecchia frontiera. Il film di Antonioni però è successivo alle discussioni sulla nuova frontiera. Perché lo chiami Zabriskie Point, il tuo film? Perché quello che avviene nel film porta i due giovani protagonisti a incontrarsi proprio in questo punto qui. Con due giovani che non avevano mai fatto gli attori prima, no? Gli attori no, non... sono due giovani che ho preso, come diciamo noi, dalla strada. Lui faceva il falegname a Boston da 20 anni e lei è una studentessa di San Francisco, ne ha 19. Dunque, questo è il tuo primo film americano. Questo incontro con l'America, diciamo, sia individualmente che professionalmente, che cosa ce ne dici? Beh, individualmente direi un incontro molto exciting, come dicono qua, cioè eccitante, interessante, molto. Sì. Cioè, un paese di un fascino incredibile proprio per le sue contraddittorietà, per la ricchezza e la diversità degli elementi che lo compongono, anche delle razze che lo compongono. Professionalmente direi, beh, è molto difficile girare qui perché la mentalità e i metodi di lavoro sono molto diversi dai nostri, quindi l'accento è più sull'industria che non sull'arte, no? Forse. Sì, ma non tanto questo, proprio hanno dei metodi di lavoro. Improvvisare una scena qui, come io sono solito fare, qui è molto difficile, cioè lo faccio, ma ottengo quello che voglio con qualche sforzo. Grazie tante, sai. E ci auguriamo tutti di vedere Zabriskie Point. Lo spero. La vita è bella perché è imprevedibile. Che succedono anche queste cose, in fondo a me fa piacere perché dimostra che tutto quello che si fa non cade nel vuoto. La mia esperienza, devo dire, con i cinesi ha due facce. Una assolutamente positiva, ed è stato il mio incontro con questo mondo di cui ho parlato, perché l'idea che il popolo cinese ha della comunità, io credo di non averla riscontrata in nessun'altra parte del mondo, proprio il senso della comunità, far parte di una determinata società e quindi di lavorare per questa società, e voglio dire, è un'angolazione che ci è abbastanza sconosciuta. Il nostro egoismo e il nostro mondo così chiuso in settori, in compartimenti stagni, ci impedisce di vedere al di là di questi compartimenti. Invece in Cina hanno proprio uno sguardo molto più aperto, più candido delle cose. Invece l'esperienza negativa è stato il dopo Cina, proprio il ritorno, un anno dopo, quando scoppiò questa assurda storia, perché in un primo tempo non tutti sanno che il documentario era stato approvato dai cinesi, l'avevano visto qui all'ambasciata, e quindi io ero molto contento di questo. C'era una forzatura in questi loro giudizi, c'era un linguaggio che era sproporzionato, c'era l'accostamento del mio nome a quello di Confucio, a quello di Beethoven, che rendeva addirittura ridicola la cosa, ecco, a mio modo di vedere. Per cui l'ho anche scritto, non mi pareva che non ci fossero dubbi su questo fatto, che non era tanto il documentario, ma era proprio il fatto che il documentario fosse stato patrocinato da Chou En-lai. Evidentemente era la lotta proprio tra Chang Ching e Chou En-lai.
Michelangelo Antonioni è uno dei quattro mostri sacri del cinema che ha presentato a Cannes fuori concorso un suo film. È professione reporter. Essendo partito da una sceneggiatura che per la prima volta nella mia carriera non era mia, ho dovuto riflettere molto su quello che facevo e sono partito per le riprese con un certo distacco da questa storia. Poi, a poco, sono stato così preso dentro la storia stessa e allora mi sono trovato a girare secondo una specie di istinto ragionato che per me era qualcosa di nuovo, ma che credo ha dato i suoi frutti. Quella che mi sembra essere una particolarità di questo film è proprio il fatto che è un film discreto, non cerca di imporre niente allo spettatore, non cerca di imporgli neanche certi sentimenti e certe commozioni, lascia che lo spettatore prenda dal film quello che il film, quello che vuole dal film, lui stesso, voglio dire. Io sono uno che studia il cinema, non mi considero mica un regista arrivato, sono uno a cui piace sperimentare e quindi anche questa volta mi sono trovato ad usare direi uno stile narrativo che non è lo stesso degli altri miei film. Girare un film con le telecamere, questa è un'esperienza che non esiterei a definire entusiasmante. La gamma di possibilità che l'elettronica offre è infinita. Prima di tutto la possibilità di intervenire sul colore, di usarlo in funzione narrativa, per non dire poetica. I costi anche sono inferiori. Il tempo necessario alle riprese forse è lo stesso, ma il fatto di poter controllare, cioè vedere su un monitor ciò che si gira, è importante. Soprattutto perché è così che si può realmente scrivere un film girandolo. Forse il mistero di Oberwald, se da una parte ha in meno la problematica esistenziale dei miei film precedenti, ha in più un filone narrativo tipico, se vogliamo, del melodramma. Non è colpa né merito mio, ma di Cocteau. Il pubblico andrà al cinema, se vi andrà, lo spero, per vedere Cocteau. Per vedere un Cocteau illustrato in maniera abbastanza inconsueta, grazie all'elettronica, da Antonioni. Michelangelo Antonioni gira di nuovo dopo molti anni un suo film in Italia, Identificazione di una donna. Quanto dei temi di 20 anni fa ci sono ancora e quanto invece l'evoluzione del mondo che ci circonda ha cambiato l'ottica, la prospettiva con cui Antonioni guarda il mondo? Ma io mi auguro che di quei temi là, così come erano trattati e prospettati in quei film, non ci sia rimasto molto in questo qua, perché vorrebbe dire che io non sono cresciuto, invece purtroppo l'età che ho dimostra che ho fatto dei progressi, un fatto di maturità. E quindi direi che c'è un'evoluzione un po' di quella tematica, e sta di fatto che in Identificazione di una donna non ci sono dei personaggi in crisi. Sono dei personaggi che rivelano, casomai, delle crisi insite nella società in cui vivono, nella professione di lui, questo modo che hanno le due ragazze di crearsi una propria personalità, una propria identità, e nello sforzo che fa il regista di individuare un personaggio per un film che lui ha in mente soltanto vagamente. I film nascono tutti da un caos che il regista ha nella testa quando è lui che scrive il soggetto, oppure nascono dal bisogno di rappresentare storie già scritte da altri. Sono stati due momenti particolarmente significativi, due leoni d'oro alla carriera, al nostro Michelangelo Antonioni e al grande Bergman. Il cosiddetto specifico filmico e il cosiddetto specifico televisivo finiranno per congiungersi. Noi constatiamo che mentre da una parte ci sono le grandi sale che si vanno spezzettando in tante piccole sale, quindi gli schermi, da schermi enormi quali sono, vanno diventando molto più piccoli, dall'altra vediamo che lo schermo televisivo sta diventando sempre più grande. Quindi nel momento in cui lo schermo che arriva e che entra nelle case e quello cinematografico avranno la stessa grandezza, non c'è più alcun bisogno di
di dividere, diciamo, quello che è la necessità espressiva della televisione da quella del cinema, saranno uguali, quindi lo sfruttamento dei film non sarà lo stesso sia nelle case che nel... E allora poi gli autori dove andrete? Quali sarà insomma il domani di questo cinema? Il nostro proposito sarà sempre quello di fare dei film, perché quello loro devono proiettare. Qual è invece la cosa importante da dire? È che l'elettronica sta facendo sempre in un modo veramente addirittura inimmaginabile dei passi da gigante. Io ho visto pochi giorni fa un computer tridimensionale, che è l'unico che c'è oggi in Italia, che invece in America è già stato usato da Spielberg, da Lucas, sì. Per loro questo è il pane quotidiano. Certi effetti che noi non arriviamo neanche a capire come vengono fatti, come vengono realizzati, loro li fanno attraverso questo computer tridimensionale, che ti dà veramente l'impressione di entrare nella materia. Per esempio una pallottola che fora un muro, loro possono seguire addirittura, guarda, non è fantascienza, il percorso della pallottola nel muro e ridartelo col movimento addirittura su uno schermo che corrisponda alla stessa invenzione di queste tre dimensioni del computer, ti danno l'impressione di qualcosa di veramente di fantascientifico. Ecco, qui bisogna vedere quale sarà l'immagine della materia che noi avremo di fronte. Tu sai che la materia sta sempre diventando meno materiale, diciamo così, e più indeterminata. Non lo so perché, non capisco. Dalle teorie quantistiche ci hanno insegnato che la materia è la fonte di una incertezza infinita e che quindi non abbiamo niente di sicuro, ma tutte le ricerche che si fanno oggi nel campo della energia nucleare sono dei circuiti dove circolano elettroni, neutroni, neurini, eccetera eccetera, che sono cose non visibili, perlomeno neanche con un telescopio. Ma non è che noi dovremo filmare queste cose, perché è assolutamente impossibile, ma ci troveremo di fronte a dei concetti che costringeranno la nostra mente, la nostra immaginazione a tradurre in immagine queste cose assolutamente impalpabili, che avranno, secondo me, non parlo di un futuro immediato, ma parlo di un futuro abbastanza mediato, cioè decine d'anni, avranno certamente un'influenza su quelli che sono i rapporti umani, non c'è dubbio su questo. Costringeranno noi e i nostri figli, i nostri nipoti ad adattarsi a questo nuovo, diciamo così, anche un nuovo comportamento umano, un nuovo modo di esprimersi, un nuovo sistema di comunicazione che sarà fatto anche di parole probabilmente diverse. Credo l'incomunicabilità me ne sono tirata dietro sempre, proprio. Sempre. E sempre. Senti, arriva Antonioni, quello è uno severo, la severità. Che lei nessuno pensa poi, se è vero che esiste questa incomunicabilità e tutti ne hanno parlato, me l'hanno attribuita, vuol dire che l'ho comunicata. Allora che io non sono incomunicabile, quello non so perché. Cioè perché lei so ha visto. Comunicato l'incomunicabilità. Durante i silenzi si possono dire tante cose, le immagini hanno una loro forza, parlano da sé, non hanno silenzio bisogno dell'ausilio della parola molto silenzio spesso. Sicuramente. Certo. Secondo me il cinema è tutto da rifare, anche la convenzione, per esempio, del dialogo risolto con il solito campo e controcampo, non è mica vero che guardandosi in faccia si riesce sempre a capire l'interlocutore. Molto spesso per capire uno deve guardare nel vuoto, deve isolare il proprio pensiero. Mentre per un mio carissimo amico Wim Wenders girare è un divertimento folle, per me girare è quasi, direi, una sofferenza, proprio perché il dover inventare continuamente questa ossessione della soluzione tecnica che deve essere anche nello stesso tempo poetica è una cosa faticosa per me. A volte riesce, a volte no, però voglio dire, è il momento più difficile di tutta la serie di fasi che il film richiede. Secondo me la donna è ho detto queste parole, è un filtro più sottile della realtà, e la donna ha a che fare con il concepimento, ha a che fare con la gestazione, ha a che fare con la luna, ha a che fare di più col mistero che non l'uomo. Quindi nel rapporto con l'uomo porta tutto questo suo fascino che
nell'innamoramento, il famoso innamoramento, conta. Secondo me la donna è più misteriosa dell'uomo e quindi è più sottile. Ma tu non lei crede in Dio? E a me sembra che nonostante tutti i crimini e le cose malfatte che succedono nel mondo esista un, come posso chiamarlo, un proposito morale che ci assiste, che ci conforta. Beh, se mi è consentito identificare questa entità chiamata Dio con questo proposito morale, beh, io ci credo in Dio. Ah, questa è una bellissima risposta. Michelangelo Antonioni allestisce il museo che porterà il suo nome a Ferrara, la città dove è nato. Questi sono quadri che risalgono all'epoca di Deserto Rosso. Mi raccontava Michelangelo che prima di fare Deserto Rosso sentiva il bisogno di buttare del colore sulla carta per vedere come stava il verde col lilla o il rosso col blu. Aveva bisogno di familiarizzare col colore e quindi aveva questi fogli colorati, li ho visti in casa per tanti anni. Poi un giorno ha preso un foglio e l'ha strappato e siccome è carta cotonata è venuta come la cima innevata di una montagna e da lì mi è venuta l'idea di fare questi quadri che si chiamano appunto Montagne Incantate. Queste immagini le abbiamo girate di recente a Comacchio, dove Antonioni ha realizzato le ultime scene del suo film, Al di là delle nuvole, film in cui ha avuto come angelo custode Wim Wenders. Sul set, oltre ad una troupe premurosa e attenta ad ogni suo cenno, gli attori Kim Rossi Stewart ed Ines Sasse. Ma su tutti, Enrica Antonioni, la moglie. Sono stati gli amici che volevano così tanto vedere Michelangelo al lavoro che gli hanno permesso di lavorare. Quindi, infatti, quando io ho capito questo, che dovevo lasciare molto spazio al mondo intero, agli amici, a Scorsese, a Bertolucci, a tutti i produttori che sono venuti, quando abbiamo lasciato molto spazio a loro e abbiamo smesso di difenderci, questo film è nato. Il rapporto con Wenders? Beh, devo dire, Wim è un angelo, uno dei suoi angeli, venuto fuori dai suoi film. C'è questo piccolo, ma forte, sentito e pieno di amore, grazie di un uomo a un grande uomo. Se tu dovessi definire Michelangelo Antonioni, come lo definiresti? Lo definirei come un uomo coraggioso, l'uomo più coraggioso che io abbia mai incontrato e questa è la cosa che mi ha fatto innamorare di lui. L'ho amato per questo.